15 arresti per traffico di stupefacenti. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Palagonia ed hanno fatto luce su un consistente canale di rifornimento di cocaina e marijuana. Individuato dai carabinieri il secondo fantino che domenica avrebbe preso parte alla corsa clandestina a Brancaccio a Palermo. Caro carburanti, autotrasportatori pronti a spegnere i motori in segno di protesta. L'Università degli Studi di Palermo apre le sue porte agli studenti di più di 90 scuole secondarie di secondo grado con la Welcome Week. Prima sconfitta del Palermo nella gestione Silvio Ballini, i rosanero cadono sul campo del Foggia con la squadra di Zeman che mette a nudo vecchi problemi difensivi. Bentrovati alla prima edizione di Media News di mercoledì 16 febbraio. Come avete sentito dai titoli, 15 arresti per traffico di stupefacenti. Le indagini coordinate dalla Procura di Caltagirone sono state condotte dai militari dell'arma della compagnia di Palagonia ed hanno fatto luce su un consistente canale di rifornimento di cocaina e marijuana. I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone indagate per spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito dell'inchiesta Families Affairs. Le indagini coordinate dalla Procura di Caltagirone e condotte dai militari dell'arma della compagnia di Palagonia hanno fatto luce su un consistente canale di rifornimento di cocaina e marijuana. Secondo l'accusa, gli indagati acquistavano la droga a Catania nei quartieri di Librino e di San Giovanni Galermo per rifornire alcune piazze di spaccio in provincia tra Ramacca e Palagonia. Dei 15 indagati, 4 sono in carcere, 5 domiciliari, 5 hanno l'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne e 1 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività di indagine, che si è sviluppata da maggio 2018 a novembre del 2019, trae origine dall'arresto in flagranza di reato nei confronti di un soggetto trovato in possesso di 5 grammi di cocaina nascosti all'interno dei condotti di aerazione dell'autovettura sulla quale viaggiava. Da lì poi l'inchiesta si è sviluppata con attività tecniche e dinamiche che hanno permesso di evidenziare la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico degli indagati rispetto al loro coinvolgimento in un traffico di stupefacenti. Il mercato di riferimento della droga era quello di Ramacca e Palagonia. La florida attività di commercio illecito, in particolare cocaina e marijuana, vede al centro tra gli altri due soggetti, fratello e sorella, che ricoprivano un ruolo di prim'ordine nella gestione delle fiorenti piazze di spaccio tra i due comuni, il tutto con la collaborazione di altri giovani che svolgevano tanto il ruolo di pusher che di vedette. In particolare, secondo quanto emerso, la metodologia prevalente utilizzata nella distribuzione della droga era quella di stabilire preventivamente degli appuntamenti contattando telefonicamente un'utenza intestata ad un soggetto incensurato e che pertanto offriva adeguate garanzie agli utilizzatori della SIM. Era un vero e proprio centralino di servizio per i vari tossicodipendenti. In un'occasione sono state registrate ben 175 chiamate provenienti da una stessa utenza, quindi lo stupefacente veniva recapitato nei luoghi prestabiliti che potevano essere una sala giochi, una stalla ed un autolavaggio. Individuato dai carabinieri il secondo fantino che domenica avrebbe preso parte alla corsa clandestina a Brancaccio, l'uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali e corsa non autorizzata. Un copione già visto più volte è andato in scena domenica scorsa in una delle zone periferiche della città, al centro corse clandestine di cavalli, un'attività illegale attorno alla quale sembra si possano sviluppare scommesse illecite che alimentano questa attività che mette a rischio la salute dei quadrupedi e nello stesso tempo crea scompiglio nelle strade di Palermo. A riguardo è stato identificato dai carabinieri ed è ferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per maltrattamento di animali e competizioni non autorizzate anche il secondo dei fantini che hanno preso parte nella mattinata del 13 febbraio alla corsa clandestina che ha visto protagonisti due cavalli che si sono sfidati nell'area industriale del quartiere Brancaccio, scortati da un carosello di decine di ragazzi a bordo di moto e scooter. I carabinieri della compagnia di Piazza Verdi e del nucleo CITES del centro anticrimine natura di Palermo, all'esito di una serrata attività info-investigativa, hanno inoltre rinvenuto all'interno di una stalla abusiva e sconosciuta all'autorità sanitaria situata in Ciaculli uno dei cavalli ritenuti essere stati utilizzati per la gara clandestina.
L'animale, che si è rivelato essere sprovvisto di microchip identificativo, è stato sottoposto a sequestro sanitario con il supporto del personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Palermo e trasportato con in odio mezzo, adibito al trasporto animali, prontamente messo a disposizione del Corpo Forestale della Regione Siciliana presso l'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia di Palermo, ove è stato affidato a personale altamente specializzato che procederà all'identificazione dell'animale e all'effettuazione delle necessarie analisi per valutarne le effettive condizioni di salute. Il responsabile della stalla dovrà rispondere di numerose violazioni amministrative per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania circa 11.000 prodotti alimentari di noti marchi e destinati al mercato estero, messi in vendita in un'attività commerciale del capoluogo etneo. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di alimenti e bevande con etichettatura in lingua straniera e hanno segnalato al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari l'amministratrice unica dell'attività commerciale per le previste sanzioni amministrative. Nel dettaglio, i militari della Compagnia Catania hanno individuato un'attività commerciale nel territorio etneo gestita da una cittadina italiana, dove venivano venduti articoli alimentari di noti marchi non destinati al mercato italiano. Tutti i prodotti sequestrati, a causa della presenza di etichette interamente scritte in lingua estera, proprio a causa dell'assenza di trasparenza, avrebbero potuto indurre problematiche di salute nei consumatori. Non vi era infatti la possibilità di comprendere gli ingredienti utilizzati per la produzione e di conseguenza anche la presenza di allergeni o di altre sostanze potenzialmente dannose. Peraltro è importante considerare che l'immissione in commercio di un così considerevole numero di prodotti non conformi a prezzi altamente concorrenziali, perché evidentemente acquisiti su mercati esteri, avrebbe influito negativamente sull'economia legale del settore. L'intervento, conclusosi con il sequestro di 11.000 articoli concernenti alimenti e bevande nel valore di circa 10.000 euro e la contestuale segnalazione al Dipartimento competente dell'amministratrice unica, rientra nel quadro delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela della salute pubblica e dell'economia legale, finalizzate a preservare il mercato della diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dall'Unione Europea, oltre che alla repressione degli illeciti di natura fiscale a tutela del tessuto produttivo italiano. Caro carburanti, autotrasportatori pronti a spegnere i motori in segno di protesta, ne parla Salvatore Di Piazza, presidente Confartigianato Sicilia. Questo caro carburante sta mettendo in ginocchio il settore dell'autotrasporto. Tutto ciò, diciamo che rischia di suscitare delle forti tensioni che sono sempre più vicine proprio nel settore dell'autotrasporto, anche perché noi in Sicilia viviamo anche i problemi dell'isola, che per raggiungere la terraferma, diciamo che creano forti problemi anche con la navigazione. Ecco, gli autotrasportatori sembra annuncino una protesta. In attesa di un incontro che avverrà il 17, diciamo che c'è questo fermento, siamo in attesa di questo incontro con il governo. Cosa proporrete al governo? Intanto vedere se è possibile calmierare appunto il prezzo del gasolio, questo in primis. Qualora non dovesse andare a buon fine? Chiaramente c'è un forte rischio che si vada a un possibile fermo. Ecco, un fermo comporterebbe, specialmente in Sicilia, dove la maggior parte del trasporto avviene sul gommato, creerebbe notevoli disagi per i consumatori e per i cittadini. Ma sicuramente sì, anche perché diciamo che l'80% circa delle merci, sia in Sicilia ma in tutta Italia, viaggia proprio su gomma.
Diciamo che anche i nostri mercati dell'ortofrutta verrebbero particolarmente danneggiati. Nel corso del tempo vi siete sentiti poco attenzionati da parte del governo? In quest'ultima fase sicuramente sì. Partecipazione e concertazione sociale, la CISL Messina ha aperto il 19° congresso tracciando il percorso per i prossimi anni. Vediamo. Un appello all'unità a creare un fronte comune, quello lanciato dal segretario generale della CISL Messina Antonino Librandi nella relazione d'apertura del 19° congresso territoriale del sindacato presso l'Aula Magna della Facoltà di Scienze dell'Università Alpapardo. Oltre 250 tra delegati in rappresentanza delle 17 federazioni della CISL, ma anche dei servizi e delle associazioni, degli ospiti istituzionali che partecipano alla 2 giorni congressuale, alla presenza della segretaria organizzativa nazionale Daniela Fumarola e del segretario generale CISL Sicilia Sebastiano Cappuccio. Ali Brandi ha riavvolto il nastro di 2 anni caratterizzati dall'emergenza Covid, sottolineando come sia cambiato tutto e come serva una nuova strategia che veda una CISL autorevole, motore attivo di una nuova stagione di azioni concertative, presente in tutti i luoghi di lavoro a tutela dei diritti, della partecipazione e dell'adeguata redistribuzione dei risultati economici. Una CISL più attrattiva, accogliente, inclusiva, in particolare per le nuove generazioni, per le donne e per gli immigrati. All'orizzonte le grandi sfide legate alla transizione tecnologica, energetica e demografica, ma anche quelle del lavoro e dell'integrazione sociale che devono essere rimesse al centro degli interessi e soprattutto quella di non sprecare l'opportunità ripetibile del PNRR che deve segnare il punto di partenza con il quale costruire il nuovo modello di paese. Spazio anche a sanità e istruzione con la presenza al congresso degli studenti degli istituti Verona Trento e Antonello. Un capitolo a parte è stato dedicato al risanamento. Dal recupero delle periferie, ritiene il segretario della CISL, passa la crescita di tutta la città e deve rappresentare un quadro strategico di riferimento. Per il sindacato però adesso serve un lavoro parallelo di pianificazione e programmazione, ma le partite più importanti sul territorio, secondo il segretario CISL, si giocano sulla riconversione dei grandi siti. D'attualità la vertenza alla raffineria di Milazzo, che sta vivendo una delle fasi più preoccupanti degli ultimi anni, legata alla revisione parziale dell'AIA. Per il sindacato occorre costruire un fronte comune per scongiurare la chiusura e le inevitabili ricadute negative. L'Università degli Studi di Palermo apre le sue porte agli studenti degli ultimi anni di più di 90 scuole secondarie di secondo grado con la Welcome Week, la settimana di orientamento dedicata alla presentazione dell'offerta formativa e dei servizi dell'Ateneo, che proseguirà fino a venerdì prossimo all'edificio 19. La Welcome Week rappresenta uno dei momenti più importanti della nostra vita universitaria. Sono giornate in cui molti colleghi universitari, ma anche molti amministrativi, psicologi, il personale specializzato è vicino al mondo degli studenti per far comprendere loro qual è la dimensione universitaria, qual è la realtà dei nostri corsi di studio e quindi farli avvicinare anche attraverso un approccio consapevole. È un approccio che si basa evidentemente anche sulla possibilità psicologica di capire quali sono le peculiari inclinazioni degli studenti e far comprendere che l'Ateneo di Palermo non è soltanto una prosecuzione del mondo della scuola, è qualcos'altro. È qualcosa che comprende non soltanto l'acquisizione di skill professionali che permetterà loro di diventare professionisti, ma anche un mondo fatto di biblioteche, di interazione, di luoghi di incontro, di cultura. Ecco che quindi abbiamo un obiettivo più importante, quello di far comprendere loro che entrare nel mondo universitario significa diventare cittadine e cittadini responsabili. Questa è un po' una dimensione più etica, più importante, al quale evidentemente tentiamo di arrivare. Offerta formativa che conferma quella dell'anno scorso, rilanciando soprattutto nell'ambito delle professioni sanitarie. Abbiamo messo a disposizione 150 nuovi posti, anche sulle sedi decentrate di Caltanissetta e Agrigento per infermieristica. Un altro elemento secondo me importante è che da quest'anno cerchiamo di collegare l'offerta formativa di primo livello con quella di secondo livello. C'è un'azione di rilancio delle lauree magistrali attraverso l'inserimento di tirocini professionalizzanti nell'ambito dei curricula delle lauree magistrali. Un terzo elemento è direi l'internazionalizzazione, un'offerta formativa sempre più internazionalizzata, ci sono nuovi corsi in lingua inglese di laurea magistrale e un rilancio di diversi corsi che inseriscono materie appunto in lingua inglese. Questo perché abbiamo una sfida anche relativa all'attrattività degli studenti incoming, degli studenti che vengono dall'estero.
Siamo qui all'edificio 19 nella tradizionale settimana di presentazione dell'offerta formativa dell'Università di Palermo, la Welcome Week, che anche quest'anno abbiamo voluto fare in presenza, chiaramente in modalità mista per consentire anche a studenti che non possono venire di seguire a distanza, ma abbiamo voluto farla in presenza per consentire a coloro che hanno potuto partecipare, e sono molti, la possibilità di vedere gli spazi dell'università e di entrare in contatto con docenti e studenti, tutor e anche la descrizione dei servizi di Unipa che si può trovare tra l'altro nei gazebo sottostanti messi di sotto dell'edificio 19. La novità della presentazione dell'offerta formativa di quest'anno è che abbiamo inserito i vari corsi di studio all'interno di 10 tematiche collegate col PNRR. Ad esempio alcune di esse sono turismo, beni culturali agri, food, innovazione digitale e telecomunicazioni, o economico, giuridico, finanziario e sociale, o medico-sanitario, o salute e biotecnologie. Insomma, sono 10 tematiche collegate col PNRR che evidenziano quindi quali sono gli sbocchi occupazionali dei corsi di studio all'interno di queste tematiche. Sottolineo che l'Università di Palermo, essendo un ateneo generalista, ha corsi di studio all'interno di 10 temi di così ampio respiro e così collegati con quelli che saranno poi gli sbocchi e gli investimenti del futuro. Palazzo Orlean, sala intitolata al giornalista Rigo Pasquini. Musumeci ebbe per la Sicilia un amore straordinario. La sala blu di Palazzo Orlean è stata intitolata alla memoria del giornalista Rigo Pasquini, scomparso lo scorso mese di agosto, primo capo ufficio stampa della regione siciliana. La cerimonia di svelamento alla targa, accompagnata da un lungo applauso, si è svolta al piano terra del palazzo, dove il presidente della regione, Nello Musumeci, ha accolto la vedova di Pasquini, Elisa Terranova, e le figlie Laura e Marta Pasquini. Presenti anche il presidente e il vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Guedi e Salvo Licastri, i consiglieri dell'Ordine e i rappresentanti di numerose testate giornalistiche siciliane. Ricordarlo con l'intitolazione di una sala è un atto doveroso, ha dichiarato il presidente Musumeci, e servirà a perpetuare la memoria di un bravo giornalista che, pur non essendo siciliano, ha avuto per questa terra un amore straordinario ed ha esercitato la sua attività sempre con grande rispetto deontologico. È stata inaugurata ieri presso la Galleria Area di Piazza Rivoluzione a Palermo la mostra Broken Hearts Gallery, una collettiva per condividere l'amore in tutte le sue sfaccettature. Una collettiva per condividere l'amore in tutte le sue sfaccettature. E questo Broken Heart Gallery, mostra e simposio sull'amore inaugurata ieri presso la Galleria Area di Piazza Rivoluzione 1 a Palermo. La mostra, a cura di Giorgia Gorner e Reel, si presenta come uno spazio pop-up per gli oggetti che l'amore si è lasciato alle spalle. Testimonianza della labilità di promesse e giuramenti, schegge di vita, trasfigurazioni di elementi autobiografici donati per incoraggiare un movimento e un nuovo inizio per tutti i romantici e i cuori spezzati. All'interno della galleria questi oggetti si intervallano con le opere di diversi artisti siciliani e sono anche fonte di ispirazione di performance e improvvisazioni artistiche multidisciplinari a cui tutti possono partecipare tramite prenotazione. Questa esposizione nasce grazie agli oggetti donati dalle persone che vogliono liberarsi del proprio dolore e dei feticci d'amore delle relazioni passate. Questo progetto nasce proprio per mettere un punto e andare avanti. Molti sono stati i gridi di dolore che sono stati espressi all'interno di una parete dove le persone hanno scritto le frasi che gli hanno fatto del male. E questo evento nasce anche la possibilità di liberarsi e di capire, cercare di allontanarsi da subito, nell'immediato, di determinate situazioni. Tra gli eventi in calendario, domani alle 20:30, l'intervento dello psicologo e criminologo Andrea Giostra, che parlerà dei sintomi di un amore tossico, con una chiacchierata aperta al pubblico dal titolo Amori pericolosi, stalker e narcisismo patologico. Quale correlazione? Il mio intervento si inserisce all'interno di un contesto più ampio di questo evento che dura diversi giorni. Diciamo, quello che io cercherò di fare è, da un lato, dire che cos'è un amore sano, quello che deve essere chiamato amore, e poi far capire un po' tutte quelle che sono le forme di relazione che poi diventano le forme, diciamo, patologiche o complesse o complicate, spesso frutto di relazioni con soggetti che io
diciamo, nel caso specifico chiamo narcisisti patologici, che è una diciamo che sono delle persone che hanno delle caratteristiche particolari e che spesso purtroppo innescano quelle relazioni che poi portano, diciamo, a situazioni un pochettino più complicate, come la violenza sulle donne, lo stalker, oppure nei casi più estremi il femminicidio. Sono già oltre 200 i documentari iscritti alla 17ª edizione di Sole e Luna Doc Film Festival, la rassegna internazionale di cinema del reale che si svolge ogni anno a luglio a Palermo. Direttore artistico insieme a Chiara Andric, Andrea Mura, che ascoltiamo nell'intervista. Il festival si svolgerà appunto sarà la 17ª edizione dal 4 al 10 luglio. È stata aperta la call che chiuderà il 15 marzo per la presentazione dei documentari da proporre. Abbiamo già ricevuto oltre 200 documentari provenienti un po' da tutto il mondo, dall'Austria al Messico, alla Russia, all'Ucraina e ad altre parti del mondo. I film che cerchiamo, diciamo, sono quelli che hanno innanzitutto appunto essere documentari, quindi o cinema del reale, e che promuovono valori di solidarietà e comunicazione tra i popoli attraverso appunto il cinema. Sono arrivati oltre 200 documentari finora. In genere negli anni riceviamo una media di 700-800 documentari, quindi adesso appunto abbiamo ancora un mese e mezzo per ricevere altri film. Già il comitato di preselezione è all'opera per diciamo, scremare i numerosi film arrivati, e alla fine di questa selezione a maggio comunicheremo appunto le persone e i film che verranno selezionati, per poi darli in mano alla giuria internazionale composta da 5 esperti di cinema, tra registi, produttori, sceneggiatori, che valuteranno poi il vincitore del festival. Per il momento posso dire appunto che la giuria è composta dal vincitore dello scorso anno, Michele Pennet, regista italo-svizzero, che appunto ha vinto lo scorso anno con il film girato in Sicilia dal titolo Il mio corpo. Quindi, diciamo, è il primo giurato che abbiamo già diciamo, confermato. Poi successivamente possiamo poi dirvi cioè, i nomi degli altri. Poi il festival, ovviamente, oltre ai film in concorso, che saranno circa una trentina, ha sempre darà spazio, diciamo, alle scuole, con appunto, la giuria degli studenti, e quindi i film verranno anche visti da varie scuole del territorio siciliano. Poi abbiamo in mente una mostra e una rassegna, diciamo, tematica su un autore importante del Novecento. Ricordo che negli altri anni abbiamo avuto il piacere di ospitare mostre e conferenze su Antonioni, Bertolucci. Quest'anno appunto non vi anticipo ancora chi sarà il regista su cui punteremo i riflettori, ma sicuramente sarà un regista di grande talento che ha dato tanto al cinema documentario. Uscito ieri il primo videoclip girato nel labirinto di Arianna di Fiumara d'Arte per il progetto 4, tra i musicisti protagonisti Claudio Terzo. Le sculture di Fiumara d'Arte diventano cornice del progetto 4. L'idea parte dal binomio arte-musica, che da sempre rivela sensazioni e sentimenti. In questo caso la musica interagirà con la scultura, affidando all'opera l'arduo compito di riflettere e trasmettere il calore che caratterizza il progetto, pensato da Alessio Ciriminna nel 2016. Quattro voci, quattro chitarre acustiche, quattro sculture monumentali di Fiumara d'Arte di Antonio Presti sono lo storytelling dei video realizzati per la promozione del progetto 4, che si materializzerà in un disco che uscirà a maggio. Le opere scelte per il lancio del progetto sono il labirinto di Arianna, sito a Castel di Lucio, il quartiere di Librino a Catania, dove Presti sta facendo un lavoro di recupero anche sociale, dove è già stata inaugurata la Porta della Bellezza. Energia Mediterranea e 38esimo parallelo Piramide a Motta d'Affermo. Testimonial del progetto 4 saranno quindi quattro sculture di arte contemporanea diverse e uniche.
Manfredi Tuminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada, quattro frontman, ognuno con un proprio genere, la cui passione comune è la chitarra. Veterani dei palchi da solisti o con le rispettive band che oggi si sono messi assieme per dare vita a uno spettacolo ricco di virtuosismi musicali che nasce dall'accurata selezione dei brani che i quattro musicisti eseguono in chiave totalmente acustica e in polifonia vocale. And now she's gone, I don't worry. Il primo videoclip è uscito ieri, il set è stato Il labirinto di Arianna di Italo Lanfredini. Il labirinto, attraversato dai quattro chitarristi con il brano Sitting on Top of the World, è un percorso fisico ma anche interiore, un viaggio che sembra portare dentro la terra ma invece rimane sotto il cielo nel quale si sono diffuse le sonorità dei musicisti. A Piazza Beati Paoli a Palermo il basolato cade a pezzi a causa delle frequenti piogge e dei cedimenti del papireto. Gli interventi che vengono fatti sono momentanei e non risultano efficaci. Ascoltiamo l'intervista alla consigliera della prima circoscrizione, Maria Pitarresi. Sì, ho chiesto un sopralluogo e una messa in sicurezza per quanto riguarda un avvallamento molto pericoloso del basolato. Ancora da allora neanche è stata messa una transenna. È un punto molto pericoloso perché tra l'altro viene frequentato da tantissime macchine ma anche da diversi pedoni e si parcheggia anche in questo punto. Stiamo parlando di qualcosa che è da regolare già da tempo e ancora non viene fatto nulla. Ho chiesto anche un incontro con l'assessore alle infrastrutture pubbliche e l'assessore comunale, Presti Giacomo, per parlare di canali di maltempo, di basolato, ma anche di quello che è lo spurgo delle fognature, perché poi questo basolato che si avvale in centro storico è collegato al sistema fognario, il sistema fognario cede e di conseguenza anche la struttura sovrastante della pavimentazione, però non viene fatto nulla di concreto per poter risolvere e mettere in sicurezza il sito. Prima di tutto di valutare questi luoghi dove sono ovviamente questi avvallamenti. E anche l'incontro con l'assessore Presti Giacomo e con l'assessore regionale, che è già in circoscrizione, chiedo da tempo, ma ancora si può dire quasi da un anno, non arriva, per cercare di capire come si sta affrontando la problematica. Turno infrasettimanale in Serie C, prima sconfitta del Palermo nella gestione di Silvio Ballini. I rosanero cadono sul campo del Foggia con la squadra di Zeman che mette a nudo vecchi problemi difensivi. Alla fine il tecnico si è assunto la responsabilità del flop in Puglia. Una sconfitta senza attenuanti. Dopo il successo del Barbera contro la Juve Stabia, il Palermo crolla sul campo del Foggia di Zeman. Un pesantissimo 4-1 giunto al termine di una prestazione non all'altezza sotto tutti i punti di vista. La squadra rosanero, alla prima sconfitta nella gestione Baldini, torna a manifestare i propri problemi in campo esterno, dove il settore arretrato in particolare ha fatto registrare una delle peggiori performance dell'intera stagione. Troppi gli errori individuali, così come quelli tattici, con il Foggia che sotto il profilo della concretezza e dell'aggressività ha mostrato di avere una marcia in più sin dall'inizio della sfida. Le prime crepe già in avvio di partita per i rosanero, che sono andati sotto nel risultato dopo pochi minuti in seguito al gol di Di Paolo Antonio, servito da Nicolao, ma in seguito ad una svista difensiva palermitana. La squadra di Baldini ha trovato il pareggio con Brunori, favorito dall'infortunio di Volpe, ma l'1-1 ha retto poco. È stata ancora una dormita del settore arretrato a favorire il raddoppio rosso-nero. Lancini si fa soffiare palla e per Merola, servito da Curcio, fare bis è un gioco da ragazzi. La debacle rosanero si concretizza nella ripresa quando vanno in rete anche Garofalo e Curcio. Alla fine della gara il tecnico Silvio Baldini si è assunto le responsabilità della caduta di Foggia. No, io ti ripeto, penso che questa partita qui ci deve dare un insegnamento, che una squadra come il Foggia ci ha messo in più rispetto a noi,
con la Katsim per dire io voglio vincere, io ho paura di perdere, voglio vincere a tutti i costi. E tante situazioni loro sono riuscite a concretizzarle, mentre noi, che abbiamo avuto altrettante situazioni in avanti, o per un verso o per un altro, non siamo mai riusciti a concretizzarle. Io penso che oggi in campo eravamo una squadra, rispetto al Foggia, noi che eravamo bellini e loro erano molto concreti, perché credo che ci tenga a dirlo, perché il mio ruolo è questo, che se c'è un colpevole, il colpevole sono io. È giusto che le critiche voi le fate a me, è giusto che ve la prendiate con me e cerchiamo di non mettere sui giocatori quello ha sbagliato, quell'altro non ha sbagliato, perché ci facciamo solo del male. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alla seconda edizione di Media News.